Volevo chiedergli se la donna era lì con lui. Quindi... Aspetta. Vive qui questa donna? Porca miseria, ragazzi. Vuole comunicare. Sì, vuole tanto comunicare perché non ho Sì. mai visto una roba così. Cioè, o meglio, poche volte. Se è uno spirito. Ho pensato una cosa. Molto reattivo, eh. Sì. C'è uno spirito? Ho pensato, sei uno spirito buono o maligno? Come sai? Aspetta. Se sei maligno lo puoi illuminare? Sei uno spirito buono allora? Ok, bene. Sì, guarda, guarda, guarda. Ha Guarda. tanto bisogno, rosso, ha tanto bisogno di comunicare. Quindi siamo venuti nella data giusta? Ebbene, dicono che oggi... Ragazzi, questa cosa è Vivevi incredibile. anche tu qui? Se vivevi anche tu qui, puoi illuminare di nuovo quello strumento nero? Sì. Quindi, se la donna viveva qui e lui viveva qui, c'è qualcosa che accomuna queste due figure. Esatto. Molti dicono di vederti mentre ti aggiri in queste stanze proprio durante questa notte, ma dicono anche di sentire il pianto femminile. Più di questo noi non sappiamo. Ci piacerebbe scoprire qualcosa di più. Per esempio, questa figura femminile. Chi è? È tua mamma? Sei un uomo? È tua moglie? Se è giusto quello che sto dicendo, illumina quello strumento nero sempre appoggiato là. Questa donna è tua mamma? È tua sorella? E tua È tua figlia? figlia? Se la donna è lì con te, la fai? Puoi dirgli di venire qua? Perché vorremmo parlare con lei, chiedergli perché piange. Cercare qualcuno. Sarà qualche ricorrenza? Il compleanno di qualcuno? Sarà qualche ricorrenza. Un compleanno non fa muovere delle anime per esperienza. Più Perché? una morte, magari. Ah, giusto. Eccolo Eccolo, una lì, morte, eccolo una lì. ricorrenza. Bravo, Simo, sì. Guarda, guarda, guarda. Ha sbloccato qualcosa di nuovo, l'ha fatto ritornare questa cosa. Quindi lui viene qui perché in quella data è successo qualcosa, probabilmente una morte. Io voglio sapere chi è questa donna, però non me l'ha ancora detto. Forte, eh? Eh sì. Questo era forte, Adesso ragazzi. si è fatto sentire. Questo era Fortissimo. proprio tu. Che L'ho colpo preso. Di là. strano. Paolo, dammi lo zoom. Ci dici chi è questa donna? Che prima non ci hai risposto. Vorrei sapere se è tua moglie. Se tua moglie può illuminare quello strumento lì. L'ha illuminato, raga? Sì. Molto, molto debole però. Esatto. Non vuoi parlare di lei? Cos'hai? Sussurrato?
Porca miseria! Non vuole parlare di lei. Porca miseria! Perché? Rosso. Pazzesco. Vivevate qua, quindi? Rosso. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Sentivo dare di stalla. Sì. È passato, io sono passato un sacco di anni. L'odore è forte. Fatto guarda come brilla. Eh? Stalla. E infatti stavo per chiederti. Anche quando hai detto stalla è... Sei illuminato. Guarda. Sei un contadino? È successo qualcosa nella stalla? Brilla. Ti è successo qualcosa a te nella stalla o a tua moglie? La persona che piange è tua moglie? Spenga. Ti ha dato una sbrillata subito. Perché piange? Per una ricorrenza, abbiamo detto. Proviamo la black box. Marco. Marco? È qui. Marco è qui? Cosa è successo il 3 maggio? Hai capito qualcosa? Hai capito qualcosa? Ha detto solo dimmi. Scusami, quindi lei si è suicidato. Si è suicidato. Ti ha detto proprio chiaro. Si è suicidato. Ato o ata? No, to, per to fino. Però voce femminile. Una voce femminile. Ma tanto la riascolti da lei. Potrebbe essere il motivo per cui lei piange. L'ha trovato morto? Scusa. Morto. Sì. Morto. L'ha proprio... Ok, chiaro, morto. Chiaro. Quindi lui che è morto, lei che piange. Mia moglie. Oh mio Dio! Mia moglie. Quindi sono marito e moglie. L'aveva già detto prima? L'aveva fatto capire, sì. Ok, quindi... Lei ha beccato lui morto. Suicidato. Suicidato? Ed è per quello che piange. Qui. Sta piangendo. Sta piangendo. Stavo per dire la stessa cosa, raga. Sta piangendo. Mi vedi? Io pure. Stavo per dire solo. Ecco. Impressionante, Marco. Dove si è suicidato? Ci dici dove si è suicidato? Sopra. Ha detto sopra? Boom. Ecco, boom. C'è stato un tonfo. Piange, raga. Io devo... Ragazzi. Sta piangendo. Perché piange? Continua a piangere. Guarda, singhiozza. E poi mi era mai capitato dentro... Dentro la sillabazione. Mai. Lei piange ogni 3 di maggio che è accaduto il fatto. Lei guarda, guarda. Lei rivive quel giorno. Il 3 di maggio probabilmente lei ha trovato il suo marito morto, suicidato. Con che cosa si è ucciso? Ok. Ho capito corde. Corde? Non c'è una scena in mente. Senti.
Capio. Niente. L'ha sentito così. Ah, boh, che si è impiccato. Si è impiccato. E in che stanza? Giù. 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 Scendi le scale. Scendi le scale. Mamma mia, ragazzi, che brividi. Ha fatto pure Sai che c'è anche le scale dove c'è la nostra tenda? Sì, esatto. Abbiamo messo la tenda dove si è suicidato questo? Brava. Abbiamo messo la tenda dove abbiamo... Dove si è suicidato? Sì. Ma ragazzi, noi abbiamo deciso di fare una 24 ore e abbiamo messo la tenda nel posto dove... Non lo sapevamo. Sì, ma non ci dormo lì, raga. Non ci do, ma stai scherzando. Il nome? Ha detto così. Come ti chiami tu? Giuseppe. L'ha detto prima, l'ha detto adesso. Giuseppe. Chiaro. Non è perché prima diceva Marco. Non lo so. Tu hai detto Marco numero 7 e poi Marco è qui. Che ci sia una terza... terzo soggetto, un terzo spirito. Oppure magari capiscono che tu riesci a comprendere meglio le parole e stanno comunicando maggiormente con te. Aspetta, aspetta. E come si chiama tua moglie, Giuseppe? Sta dicendo, però non riesco a capire. Ok. Avevate dei figli? Sì. Quanti? Quattro. Ha detto tanti e poi ha detto quattro. E Marco era uno di loro? Quando tuo marito si è impiccato... Ha detto pioggia. Pioveva quel giorno? All'inizio. I tuoi figli erano a casa? Tre maggio, di nuovo l'avevo detto. Siete morti tutti? Piano, boom. Ha detto quello, Ha detto piano, boom. Giuseppe, due volte. Poi c'è la donna. Ha chiamato, Giuseppe. Sembra che si chiama la vicenda. Sì, sentito Giuseppe. Ragioniamo, perché avrebbe dovuto impiccarsi se aveva una moglie con dei figli? Esatto. Era triste, c'è un motivo per cui lo fa Vedi, c'è un motivo. C'è un motivo. Debiti? Anche ho pensato a debiti. Avevi dei debiti? Dei litigi in famiglia? Mi è venuto un flash. Se è successo a qualcosa a uno dei figli che si chiamava Marco? Ah, è quello che ho detto anch'io. Ci sta? Aspetta. Hai perso i tuoi figli? Sì. Sì. I tuoi figli sono morti prima di te? Sì.
perché mi stai spremendo veramente la testa. Paolo e Marco sono andati a fare un giro. Noi ci riposiamo un pochetto. Che abbiamo guardato prima e già quasi luna, adesso sarà luna perché ci abbiamo messo un attimo a entrare qua dentro. E se riusciamo a riposarci un pochino, non è male così. Poi ci diamo il cambio. Mi angoscia.